Bravo. Lo sguardo di Luca Calamai è più eloquente delle parole che tra un attimo dirà, perché non so, non so cosa ti passi per il capo. Il problema è questo. Ora, nelle prime 8 giornate c'erano stati degli errori, ma quello di ieri è stato un errore che, mi dispiace dirlo, ma poteva essere l'occasione per far capire alla gente che cosa è successo. Invece in questo modo è passato un messaggio che ha sbagliato Maggiani, assistente all'ultimo anno di carriera, che quindi va sacrificato per salvare Rizzoli, che è l'arbitro numero uno, ma che da arbitro di porta ha fatto un errore, perché è intervenuto su una decisione dell'assistente che stava... Allora, Maggiani ha alzato il braccio e l'ha ritirato giù perché per istinto ha convalidato. Mentre torna verso centrocampo, non è la panchina della Juve che gli dice qualcosa, è nell'auricolare che gli arriva un input dall'arbitro di area, che lo mette in confusione, ma l'arbitro di area non deve intervenire sui casi di fuorigioco. Questo è il grosso problema. Rizzoli non è la prima volta che interviene in casi che non sono suoi. Allora, ricordiamo, in Supercoppa, Juventus-Napoli, criticato dal Napoli per i suoi interventi. In Udinese-Juventus, lo citavi Luca la scorsa settimana, è lui che fa espellere Berkic. Sì, sì. È lui che lo fa espellere. Che dà rigore lo fa espellere. È lui, in Milan-Inter, il derby, è lui che fa fischiare il fallo di Handanovic, che Handanovic subisce da Emanuelson sul gol di Montolivo. Allora, qua il vero problema ieri doveva essere risolto, a mio avviso, in questi termini. Allora, gli arbitri di area sono un esperimento nuovo, ci stiamo rodando, stiamo facendo degli errori, vi spieghiamo che cosa è successo. È successo che l'arbitro d'area ha intervenuto su una decisione che non era sua. Si chiama Rizzoli, è il numero uno degli arbitri, può succedere anche al numero uno degli arbitri, invece che dire la colpa è dell'assistente perché il fuorigioco è sua competenza, quindi se segnala il fuorigioco la colpa è sua che lo doveva fotografare, era facile da fotografare. Ben arrivato anche Enzo Bucchioni. Buonasera a tutti. Ben sorpresa, e poi vi faccio parlare. La pagina in questione non è sparita, è magicamente riapparsa nel mondo internettiano con questa impostazione. È Maggiani che l'ha rimessa. L'ha rimessa lui, ovviamente l'ha rimessa lui, facendo sparire tutta la juventinità, ma lasciando la Spezia. Adesso stiamo scherzando. Vi risparmio, e noi li facciamo passare proprio così, tutto quello che c'è scritto dentro, perché ci sono veramente le peggio cose che giustamente la nostra regia scherma per tutto questo. Luca e poi Enzo, ma non tanto sull'episodio della pagina di Facebook, quanto proprio su questa assurdità arbitrale, che poi ha coinvolto anche la Fiorentina, perché la Lazio ne ha dette per i porcelli sulla Fiorentina. Allora, io non so se hai una scaletta sul problema arbitrale o possiamo andare liberi. Allora, è chiaro che io da stamani sono oggetto di curiosità, domande, bombardamenti di ogni tipo e ne ho sentite dire di tutte su che cosa si va fatto e cosa si può fare. Si va dalla moviola in campo a tutto. Tutti liberi, non arbitra nessuno. Allora, io invece, poiché credo che abbiamo un dovere di provare a fare qualcosa che possa essere di concreto. Allora, io penso umilmente questa cosa. Allora, la moviola è improponibile nei tempi in cui io ancora sarò a lavorare alla Gazzetta dello Sport, ancora per tanti anni, fra 30 anni o fra 10 anni forse sarà proponibile, e quindi non è una cosa di oggi, ci hanno messo 100 anni per valutare la tecnologia sul gol non gol. Però c'è una cosa strana in questa storia, molto strana, e che quindi secondo me ci dà un'arma a chi vuol dare una mano al calcio, perché qui bisogna cercare di aiutare il calcio per certi versi. Allora, la domanda discriminante è: sono tutti scarsi i nostri arbitri? La risposta, sentendo i tecnici, a cominciare da quando io ho la fortuna e il piacere di andare all'estero, io vi garantisco che vorrebbero quasi tutti che fossero gli italiani arbitrari. Allora, la riflessione è, come giustamente ci diceva lo stesso Collina, ci spiegava quando era designatore, che all'estero gli arbitri italiani erano gli stessi. Per cui questo mi fa riflettere su un fatto, cioè che non sono una banda di caproni, non abbiamo raccolto il peggio del peggio. Probabilmente, se non sono i migliori, sono tra i più quotati a livello internazionale.
Allora, la domanda successiva, partendo da questo assunto, e ammesso che questo assunto sia vero, ma me lo auguro, perché se non fosse vero è impossibile pensare di sostituire 40 arbitri, non ce ne sono, e ce ne, dietro ce ne saranno 4 o 5, per cui la speranza è che quel ragionamento che sto facendo ora adesso io sia un ragionamento corretto. Allora, non sono arbitri fenomeno, ma sono buoni arbitri, una buona squadra di arbitri, che quando va a livello internazionale funziona, quando viene in Italia non funziona. Perché non funziona? La mia riflessione è che non funziona perché in Italia, come diceva anche Simone, diceva Enzo l'altra volta, Ubaldo, tutti, c'è questa pressione giornaliera che accompagna gli arbitri durante la settimana e che quindi cambia lo scenario, cioè non arbitrano più un Manchester City, Real Madrid. Loro non sanno niente, arrivano lì e arbitrano tranquillamente. Loro vivono quotidianamente anche Chievo San Benedettese. E qui, apro la parentesi, si spiegano gli errori di Bergonzi. Bergonzi ieri era psicologicamente condizionato a favore della Fiorentina. È talmente evidente, l'opera fatta dalla Fiorentina era stata giustamente corretta per questo modo. Sportiva intelligente. E quindi, sportivamente intelligente. Bergonzi non era vergine.